Si è svolta a Bari, nella sala Finocchiaro del Palazzo del Consiglio regionale, la conferenza stampa di presentazione degli eventi Natale in cantina e l'ovolio extravergine promossi dall'assessorato alle risorse agroalimentari della regione e dal Movimento Turismo del Vino, in programma domenica prossima 9 dicembre nelle cantine nei frantoi di Puglia, anteprima sabato 8 dicembre a Sant'Onaci. Vediamo. Un weekend all'insegna delle eccellenze di Puglia, tra ottimi vini e pregiati oli extravergine, quello organizzato dal Consorzio Movimento Turismo del Vino Puglia, in collaborazione con l'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia. L'iniziativa dal titolo Natale in cantina e l'ovolio extravergine, presentata in conferenza stampa presso la Sala Finocchiaro nella sede del Consiglio regionale di Via Capruzzi a Bari, apre il lungo periodo natalizio e prevede sabato 8 dicembre un'esclusiva anteprima nel Salento e più precisamente a Sant'Onaci, proprio nel cuore della Valle del Negramaro, dove a partire dalle 18 i visitatori potranno gustare e acquistare vini e oli nel mercatino natalizio che verrà allestito per l'occasione. Nel corso di domenica 9 dicembre, a partire dalle 10 del mattino in poi, si potranno visitare ben 8 cantine e 6 frantoi, tutte strutture che in occasione dell'iniziativa metteranno a disposizione dei turisti, degli appassionati e dei curiosi vini e oli extravergine di produzione propria, direttamente nel luogo in cui i prodotti nascono e crescono. Il vino e l'olio possiamo certamente affermare siano diventati i principali ambasciatori di questa nostra Puglia, anche in senso turistico. Ambasciatori che noi vogliamo utilizzare per attrarre fasce turistiche, per attrarre attenzione, ma per attrarre soprattutto la motivazione delle nuove generazioni. Il coinvolgimento di luoghi urbani, di centri storici, ci consente poi di mettere in evidenza queste particolarità della nostra regione, che sono diventate certamente uno degli elementi di maggiore qualificazione anche in senso turistico dell'offerta regionale. Domenica 9 dicembre a disposizione dei visitatori ci saranno degli speciali wine bus messi a disposizione da Puglia Promozione, con a bordo guide esperte di vino e territorio che permetteranno di raggiungere gratuitamente le cantine e i frantoi partecipanti. Questi ultimi sono consultabili sul sito www.mtvpuglia.it. La collaborazione tra una rete di aziende vinicole e una rete di frantoi che quindi si aprono e cercano di invitare il pubblico a seguire un percorso appunto olio e vino. La novità di quest'anno è il fatto che abbiamo creato un'anteprima a questo evento. Cioè le aziende, quindi sia di olio che di vino, si porteranno a Sant'Onaci nel sabato pomeriggio e creando insieme ad altre un'altra serie di iniziative un mercatino, il concetto del mercatino di Natale. L'esclusiva anteprima si svolgerà nella piazza principale di Sant'Onaci e vedrà la presenza di aziende vitivinicole di tutta la Puglia, con particolare attenzione a quelle dedite alla produzione del Negramaro, il tutto in un'atmosfera natalizia accompagnata da suggestive luminarie, canti tipici del Natale e zampognari itineranti. Un'ottima occasione, secondo il sindaco Domenico Serio, per realizzare un'autentica promozione a 360 gradi del territorio e della zona viticola che ha reso famoso il Negramaro nel mondo. Quando si parla di promozione del territorio, si parla di promozione a 360 gradi, non solo dei prodotti, ma tutto ciò che è insieme ai prodotti. Ecco, noi nella giornata dell'8 di dicembre, insieme ai nostri prodotti tipici, metteremo anche poi il nostro centro storico, le nostre chiese, le nostre musiche, una promozione a 360 gradi del territorio. Spazio ora alle news nazionali, al meteo e alla rubrica TG Family. Da parte mia è davvero tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. La Consulta ha accolto il ricorso del presidente Napolitano sulla riservatezza delle comunicazioni tra il Quirinale e l'ex ministro degli interni Nicola Mancino indagato sulla presunta trattativa Stato-mafia. I PM di Palermo devono ora distruggere le registrazioni delle conversazioni telefoniche con Napolitano. Il presidente della Repubblica non può essere intercettato neanche per errore. La Corte Costituzionale ha dichiarato che non spettava al Tribunale di Palermo valutare la rilevanza delle conversazioni intercettate. La NATO ha approvato il dispiegamento di missili Patriot sul confine turco in funzione di
deterrenza e difesa contro la Siria. Il mandato della NATO è quello di proteggere e di fornire assistenza in caso uno dei 28 Paesi membri venga aggredito da uno Stato estero. La Turchia, membro dell'alleanza, chiedeva da tempo un'azione formale contro le provocazioni di Damasco. Altro tema in discussione nell'incontro dell'alleanza a Bruxelles, l'uso eventuale di armi chimiche da parte di Damasco sulla propria popolazione. Se la Siria dovesse usarle, la reazione sarebbe immediata, aveva detto il segretario della NATO, il danese Rasmussen. Bufere di neve e freddo record in Russia, Scandinavia, Polonia, temperature sotto zero su tutti i paesi centro-orientali europei. Quest'anno l'inverno sembra volere far sul serio in tutto l'emisfero boreale. Già tra ottobre e novembre in Siberia si sono verificate le più grandi nevicate degli ultimi decenni. Il freddo è arrivato nello scorso fine settimana anche sull'Italia e nei prossimi giorni forse andrà peggio. Tra venerdì e sabato nel Ponte dell'Immacolata è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione dal nord Atlantico che porterà la prima neve in pianura al nord e al centro-sud, specie sulle regioni adriatiche. Non è stata Sabrina a uccidere Sara, sono stato io. Questo rimorso non lo posso più portare addosso. Michele Misseri ha scelto di deporre in corte d'assise come testimone della difesa della figlia e della moglie nel processo per l'omicidio di Sara Scazzi. Le risposte che il contadino di Avetrana ha dato hanno portato il suo avvocato a chiedere di rimettere il proprio mandato di difensore. Misseri ha ricostruito per l'ennesima volta la sua versione dell'accaduto, culminata con il racconto del delitto. Il processo è stato sospeso in attesa della nomina di un nuovo legale per Michele Misseri. This is corruption. L'Italia continua a perdere posizioni nella classifica mondiale sulla corruzione pubblicata nel rapporto di Transparency International. Il nostro paese scende al 72esimo posto dopo il Brasile, la Romania, la Turchia e il Ruanda. Con i suoi 42 punti su una scala che va da 100 a 0, l'Italia ha un livello di corruzione equivalente a quello della Tunisia. Nell'analisi della lista emerge come la crisi economica colpisca di più, dove c'è più corruzione endemica. I paesi più virtuosi sono la Danimarca e la Finlandia. Nord Corea e Afghanistan occupano le ultime posizioni della lista. Il tifone Bofa mette in ginocchio le Filippine, almeno 238 le vittime e centinaia i dispersi. Quasi 70 tra abitanti dei villaggi e soldati sono rimasti vittime della tempesta che ha spazzato via alcuni punti di soccorso e un campo militare allestito come primo centro di emergenza per il tifone. Gli sfollati sono più di 120.000. Inondazioni, smottamenti e case distrutte nel sud del paese, colpita soprattutto l'isola di Mindanao. La tempesta si muove con raffiche di vento che raggiungono i 192 km all'ora. Il presidente siriano Bashar al-Assad starebbe valutando l'ipotesi di chiedere asilo politico in un paese dell'America Latina nel caso in cui fosse costretto alla fuga, lo sostiene il quotidiano israeliano Haaretz. Negli ultimi giorni la situazione della sicurezza nel paese è precipitata e a livello internazionale è stata minacciata una reazione dura contro Damasco se deciderà di fare ricorso alle sue armi chimiche. La NATO ha intanto autorizzato la Turchia a schierare missili Patriot ai suoi confini per difendersi da eventuali attacchi. La fine del regime sembra vicina, secondo il ministro degli esteri italiano Giulio Terzi. Quando una coppia aspetta un erede, tutti si buttano nella gara del a chi assomiglierà di più. Non poteva mancare una versione reale pensata per il bambino o la bambina che Kate Middleton porta in grembo. Sarà più simile alla duchessa di Cambridge o da William erediterà qualche gene della bellissima Lady Diana? Ecco la risposta dell'artista americano Joe Mullins a partire dalle foto d'infanzia dei due genitori. Salutiamo regali ipercostosi e pranzi e cenoni a base di prodotti d'élite. Quello che stiamo per trascorrere sarà un Natale sottotono. Lo prevede un sondaggio di Confesercenti, secondo il quale a dicembre gli italiani faranno acquisti per 36,8 miliardi di euro, il 3% in meno rispetto al 2011. Il 68% degli intervistati ha dichiarato che intende spendere meno dello scorso anno, il 26% addirittura punta un risparmio del 50%, solo il 2% segnala di voler aumentare le spese. I Simpson condannati in Turchia al pagamento di una multa da quasi 53.000 lire, circa 22.000 euro, perché colpevoli di blasfemia. Bart ha preso in giro Dio perché in una puntata offre un caffè al diavolo. Come se non bastasse, i due sono presentati con fattezze umane. Questa è la goccia che ha fatto traboccare il vaso della religiosissima commissione di garanzia per la TV, già scottata dal modo disinvolto in cui il cartone animato parla di alcol, sesso e religione in generale. A pagare sarà l'emittente CNBCE che ha trasmesso la puntata incriminata. Facebook non si accontenta. Dopo aver acquistato Instagram per quasi un miliardo di dollari, ecco che il re dei social network va alla caccia di un'altra applicazione apprezzatissima dagli utilizzatori degli smartphone. Secondo quanto riportato dal portale americano TechCrunch, infatti Zuckerberg e soci vorrebbero rilevare WhatsApp Messenger, il servizio di messaggistica via internet che sta rimpiazzando i vecchi SMS. Solo rumors, bufale natalizie, da WhatsApp smentiscono la trattativa, mentre Facebook si nasconde dietro a un no comment. Merry Christmas to all Manchester City fans and thank you for your support.
Le tante panchine, i pochi gol e le continue voci di gossip non hanno tolto il sorriso a Mario Balotelli. L'attaccante del Manchester City ha voluto fare così gli auguri di Natale a tutti i tifosi. Un caro saluto a tutti gli amici del meteo.it. Il tempo è in miglioramento su gran parte dell'Italia, ma farà più freddo a causa di un nuovo impulso da nord. Ma entriamo nel dettaglio. I cieli rimarranno sgombri da nubi su tutto il nord, la Toscana, l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo. Nuvolosità più marcata sulla Valle d'Aosta, dove attendiamo nevicate nella sua parte settentrionale. Qualche pioggia sul Molise e la Puglia settentrionale, specie sul Gargano. Nuovamente colpite da piogge intense tutte le regioni tirreniche, il Lazio, la Campania, la Calabria, la Sicilia e anche parte della Sardegna. Attendiamo precipitazioni abbondanti, soprattutto tra Calabria e Sicilia, sferzate da forti venti di maestrale che renderanno il Mar Tirreno molto mosso e agitato. Venti di tramontana invece renderanno l'aria frizzantina al nord e al centro. La neve cadrà sui rilievi della Calabria e della Sardegna a circa 800 metri e su quelli della Sicilia intorno ai 1000 metri. Passiamo ora alle temperature. Minime ancora sotto zero, congelate diffuse su tutto quanto il nord, via via meno fredde man mano che scendiamo verso il sud. Le massime non andranno oltre agli 8 gradi per quanto riguarda il nord, ai 10 del centro e ai 14 del sud e delle isole. Per oggi abbiamo finito, arrivederci al prossimo bollettino meteo. Il futuro dei sistemi sanitari continua ad essere oggetto delle preoccupazioni di politici e istituzioni, del mondo medico-scientifico e soprattutto dei pazienti. L'obiettivo infatti per sistemi sempre più complessi, messi alla prova da sfide come quella del progressivo invecchiamento della popolazione, è individuare soluzioni in grado di configurare efficacia, qualità, efficienza e sostenibilità. Come ogni anno il compendio SIC Sanità in Cifre risponde all'esigenza di presentare a decisori politici e operatori del settore un quadro della sanità in Italia che possa costituire un'utile base per la programmazione, l'organizzazione e l'elaborazione di risposte a tali sfide. Il volume, giunto alla sua sesta edizione, raccoglie il lavoro svolto dai ricercatori del Centro Studi SIC Sanità in Cifre di Federanziani in collaborazione con la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, il CEIS dell'Università di Tor Vergata e con il Dipartimento Clinico Sperimentale di Medicina e Farmacologia dell'Università di Messina. Il compendio racchiude i dati relativi agli aspetti demografici ed epidemiologici, all'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, alla spesa sanitaria, ai LEA, alla spesa farmaceutica, ponendosi come obiettivo quello di continuare a rappresentare un punto di riferimento nel settore, offrendo dati certi e una solida base scientifica all'elaborazione delle politiche sanitarie nel nostro Paese. Dal 2008 al 2010 il bilancio demografico italiano ha visto la popolazione in aumento dello 0,5% l'anno, con 581.374 unità in più nel 2010 rispetto al 2008, evidenziando così un inarrestabile innalzamento della popolazione over 65 e over 80. Nell'area trapianti si è riscontrata una diminuzione del numero dei donatori segnalati di circa l'1,1% dal 2010 rispetto al 2011, dato destinato a diminuire. In controtendenza il numero dei trapianti, che aggiornati anch'essi al 2011, si attestano a 2.943 rispetto ai 2.876 del 2010. In Italia sono presenti circa 50 centri specializzati in trapianti, dislocati su tutto il territorio nazionale, con una media di 60 trapianti cada uno ogni anno. Le regioni più attive sono la Lombardia, che con 8 centri trapianti svolge il 20% di attività, il Veneto, che con 4 centri svolge l'11% di attività, e il Piemonte, che con i suoi 3 centri di eccellenza svolge ben il 10% di attività. Nel Lazio invece, pur essendo presenti 6 centri trapianti, tutti concentrati nella città di Roma, l'attività è pari appena al 7% del totale.
Il numero delle strutture sanitarie e le loro distinzioni sul territorio sono in linea con i piani presentati e realizzati secondo quanto concordato tra Ministero della Salute e Conferenza Stato-Regioni. Nel triennio esaminato 2007-2010 ogni ASL comprende in media 4,6 distretti sanitari. Un dato sconcertante è quello relativo all'andamento del numero di strutture pubbliche e private, in quanto mentre le prime diminuiscono, le private accreditate aumentano di 523 unità. Un altro dato significativo riguarda la forza lavoro del Servizio Sanitario Nazionale, che prima diminuisce e poi aumenta, attestandosi poco al di sopra delle 600.000 unità. Nel 2008 viene evidenziata una riduzione del numero dei dipendenti, mentre nel 2009 si registra un aumento di circa 7.600 unità rispetto al 2008. Il personale analizzato comprende sanitari, amministrativi, professionali, tecnici, medici, odontoiatri, infermieri e personale con qualifiche atipiche. L'attività ospedaliera nel 2010 è caratterizzata da una netta diminuzione di volume di ricoveri e di giornate di degenza erogate rispetto all'anno precedente, con circa 823.000 ricoveri e 3 milioni e mezzo di giornate in meno. In ulteriore aumento le prestazioni di laboratorio, di diagnostica per immagini e strumentale per un totale di 1,343 miliardi circa di attività cliniche nel 2009, circa 8 milioni in più rispetto al 2008. In media ogni residente ha richiesto 22,27 prestazioni. Siamo su internet 24 ore su 24. www.trcb.it. Thank you.